Con Luca Scivoletto, regista del film I Pionieri, al cinema da giovedì 13 aprile 2023 con Fandango Distribuzione, ben trovato. Ciao a tutti, ciao Federico. Stavamo ricordando il tempo che è passato, qualche anno, che tu hai impiegato per la realizzazione di questo nuovo lavoro. Ce lo presenti, ce ne parli un po'? È una commedia che sta anche un po' di favola perché parliamo di ragazzini di 12 anni, due carissimi amici, in qualche modo fratelli, Enrico e Renato, ma fratelli non di sangue, ma perché in qualche modo parte della stessa famiglia che è quella del Partito Comunista Italiano. E quindi partiamo da questo mondo siamo nel 1990, in Sicilia. Sta cambiando il mondo, questi due ragazzini hanno visioni diverse perché cominciano a crescere, a diventare degli adolescenti e quindi la cinta scricchiola e perché anche, soprattutto del nostro protagonista Enrico, ha davanti a sé un'estate molto complicata perché sarebbe costretto a seguire il padre per sezioni del partito, il padre impegnato in politica e come dirigente ha il compito di convincere i compagni a lasciare il simbolo del partito, a cambiare il nome, quindi la svolta della Bolognina è in atto, e questi ragazzi insomma in qualche modo decidono di scappare di casa perché non ne possono più della politica, della famiglia, eccetera. Ovviamente hanno reazioni diverse, e quindi la commedia nasce da questo desiderio di fuga e finiscono a fare un campeggio che poi è quello che darà il titolo al film, perché il campeggio che uno dei due, più respiro al cambiamento, il vero compagno Renato, intitola ai pionieri in onore dell'antica organizzazione del PC che si occupava appunto dei ragazzi e da quei pionieri. Com'era nata l'idea? Poi è nata da uno spunto autobiografico come ambientazione perché ho avuto un'infanzia da figlio di militanti del Partito Comunista, con la sfortuna se vuoi di essere nato nel decennio più inadatto da questo punto di vista, perché gli anni 80-90 sono stati sia gli anni del PC, ma sia anche gli anni in cui l'input e le tentazioni del consumismo erano fortissimi, e quindi la mia generazione è quella che ha vissuto queste contraddizioni nel modo più forte. Mi piaceva l'idea, ecco, di partire da questo spunto, ma poi è dato di inventare e di creare veramente una favola politica in cui c'è storia, ma poi c'è anche soprattutto un discorso sulla crescita, un romanzo di formazione a tutti gli effetti. Ed è nato insomma così, l'idea di partire da me, ma così poi lasciare perdere quasi subito questo spunto autobiografico e raccontare un'avventura che riguarda il tema proprio del diventare grande. Nel loro viaggio, in questo viaggio di crescita, incontrano l'altro sesso e incontrano anche un coetaneo che però è di un'estrazione completamente diversa. Eh sì, perché appunto questo campeggio non finisce così soltanto scappando di casa, c'è proprio il tema dell'incontro. Siamo in un piccolo paese, siamo a Modica, siamo nella Sicilia del sud-est e siamo in un momento in cui è in dismissione la base NATO di Comiso che tanto ha fatto lottare e impegnare proprio i comunisti siciliani, pensiamo soltanto alla Pio La Torre che ne ispirò il movimento di lotta. E quindi siamo in una provincia lontana, periferica dell'Italia, ma allo stesso tempo vicinissima alle sorti del mondo e della storia, perché appunto siamo vicino alla base della NATO alla fine della guerra fredda. E quindi l'incontro innanzitutto è con i diversi su più fronti, il compagno di scuola Bullo che viene dalla famiglia di fascisti del paese, che di per sé viene da sempre, che becca mentre stanno scappando e quindi si unisce al gruppo, e poi appunto abbiamo l'incontro anche con un'alterità ancora più estrema che è proprio quello degli americani, perché noi avevamo gli americani a Comiso, avevano i loro figli, che andavano in campeggio lì nelle nostre campagne, e quindi è l'incontro tra tanti poli diversi e opposti che mi è piaciuto immaginare in un simbolico bosco che li connettesse tutti, come mettere insieme tante cose diverse all'interno della stessa avventura. Com'è stata la scelta dei tuoi interpreti e delle tue interpreti? Cercavo quattro ragazzini, chiaramente per forza di cose, non professionisti per la loro età, trovati due di oro, Danilo Di Vita e Martina Sofia Fazio, l'avevo già adocchiati in una serie molto bella, Anna di Nicolò Ammaniti, e avevo già preso nota di questi due straordinari giovanissimi attori e attrice, e gli altri due abbiamo fatto un casting chiaramente molto, molto difficile perché trovare per quell'età non solo il talento che è ovvio è necessario trovare, ma anche che fossero questi quattro in equilibrio tra di loro, che funzionassero diciamo come squadra.
È stato un po' faticoso, sono stato supportato molto bene da Olivia Marco, casting director molto bravo, che conosce molto bene la Sicilia, e poi sono andato distinto, insomma, sono andato a cercare veramente il talento e la spontaneità e la naturalezza. Com'è stato il percorso della realizzazione che ti ha portato via diverso tempo? Sì, sono nella media di come poi vengono costruite le opere prime, ci vuole tempo, ci vuole pazienza, poi venivo dal documentario, quindi era abituato a tempi lunghi. Quindi ho scritto questo soggetto, insomma, che mi sembrava giusto per il mio primo film, mi sentivo moltissimo e quindi l'ho proposto andando e è andato il percorso di sviluppo inizialmente. Poi parallelamente io ho scritto anche il romanzo dei pionieri, che è nato un po' per caso sviluppando il progetto con Fandango, è venuto fuori un romanzo che poi in realtà ha a che fare sì con il progetto, con gran parte con la storia raccontata nel film, ma è anche altro, racconta anche altro la vita di Enrico e di Renato anche prima della fuga, quindi c'è una sorta di prequel ed è l'intero di scuola media di questi due ragazzini comunisti nella modica degli anni 90. E il romanzo mi è servito appunto sia per appunto ingannare l'attesa, se vogliamo dire così, rispetto al processo di costruzione del budget del film, che chiaramente non è facile, non è opera prima, i tempi sono stati rallentati poi dal Covid, quindi siamo andati sul set soltanto alla fine del 2021, però insomma i tempi che mi aspettavo, ecco, insomma, devo dire che sono stati giusti perché ci ho pensato molto a questo film. Che uscita è? In quante sale? 62 in Italia. Sono abbastanza contento perché c'è stata un'ottima reazione da parte degli esercenti, insomma, piace, hanno accettato anche il rischio, perché non solo un'opera prima di un documentarista, ma anche quattro protagonisti sconosciuti, oltre appunto a quelli che ho già citato, Danilo e Matilde, ricordo poi Enrico e Renato, che sono questi talenti incredibili, che sono Enrico Mattia Bonaventura, il personaggio di Renato, interpretato da Francesco Cilia. Consiglio di vederlo anche perché sono veramente dei fenomeni questi ragazzini, sono opera d'arte tutti e quattro. Il film I Pionieri al cinema da giovedì 13 aprile 2023 con Fandango Distribuzione. Un saluto e un ringraziamento al regista Luca Scivoletto. A presto! Grazie a voi!